recuperiamo un po', se no non ce la facciamo, sono troppo. Può cadere così intanto voglio ringraziare tutti voi perché se qua abbiamo una piazza così piena per una festa nazionale importante come il 25 aprile davvero ti riempie di gioia, quindi intanto grazie a tutti voi per aver contribuito ciascuno con le proprie possibilità a fare il 25 aprile così bello. Vi confesso che io ho 47 anni, vivo da sempre al 31, un 25 aprile con così tanta gente in piazza, persino lassù, io non me lo ricordo. E poi ci ha messo pure all'esterno, ci si è messo per bel tempo, quindi davvero per quanto mi riguarda un 25 aprile bellissimo. Adesso ringraziamoci tutti, diventa difficile, però spero di non dimenticare nessuno e ci provo. Intanto i rappresentanti delle varie cittadine, tutte, perché hanno raccolto il nostro invito di celebrare questo 25 aprile tutte insieme. Poi i dirigenti, gli insegnanti e gli alunni delle nostre scuole che sono qua presenti numerose con i loro genitori e che poi ci doneranno uno spettacolo che hanno preparato appositamente per questa giornata. E poi ancora i sindaci dei comuni vicini, Carimate, Invedrate, Tigino e Cusciago rappresentata dal vice sindaco, e gli altri comuni del nostro territorio, come sapete, celebrano il 25 aprile nel loro comune, all'interno del loro territorio, però i comuni che storicamente hanno sempre partecipato sono qua con noi e noi li ringraziamo davvero tanto. Poi i rappresentanti delle associazioni ex combattenti, i rappresentanti delle forze dell'ordine, particolare perché siete qua davanti e perché sapete che io ho un affetto particolare all'arma dei carabinieri, rappresentata qua anche dai volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri che stanno svolgendo un lavoro preziosissimo per la nostra città da qualche mese e di cui siamo davvero molto grati. E infine tutti i volontari che insieme ad Alvaro hanno contribuito ad abbellire la nostra città per questa giornata con queste bandiere, i volontari della nostra protezione civile di cui davvero siamo tanto fieri e che li ringraziamo molto. Ovviamente non è finita qua, mi tocca assorbirvi questi 10 minuti. L'ho tolto dal tassino e mi stavo tagliando perché questa giacca l'ho usata per andare alla sera al salone del mobile. Allora per errore stavo togliendo e leggendo l'elenco delle aziende e cantine che hanno esposto al salone. Lo metto via. Anche se qualcosa c'entra e ora vedremo perché. Quando alle scuole elementari si avvicinava il 25 aprile, il maestro, il mio maestro, che era qua poco fa, adesso non lo vedo, Michele Di Leo, che è andato avanti, ci faceva leggere, e lui faceva bene, farci studiare anche a memoria, la lapide dell'ignominia. La lapide, come sapete, dedicata da un grande italiano, Piero Calamandrei, alla memoria del comandante partigiano Duccio Galimberti, in risposta ad Albert Kesselring, comandante delle truppe tedesche di occupazione in Italia, che aveva affermato che lui meritava da noi italiani un monumento. E allora Piero Calamandrei mi scrisse questa lapide in memoria di Galimberti. Io la voglio rileggere, questo testo di questa, sento di questa lapide, e la voglio leggere, spero che la pietra vi sentano bene, soprattutto ai nostri più giovani concittadini. Io non so se ci usi ancora a far studiare in memoria queste frasi.
pensando che forse, se forse non si chiudono più, il vostro sindaco si prende così l'onere, l'onore anche di leggere. Lo avrai camminato a testa il monumento che pretende da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà a deciderlo tocca a noi. Non con sassi affumicati dei borghi inermi strazzati dal posterminio. Non con la terra dei cimiteri, dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità. Non con la neve inviolata delle montagne, che per due inverni ti sfidarono. Non con la primavera di queste valli, che ti videro fuggire, ma soltanto col silenzio dei torturati. Più duro d'ogni uccisi. Soltanto con la roccia di questo patto, giunto fra uomini liberi, che volontari si adurarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti e vivi con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza. Non finirò mai di ringraziare la mia famiglia e il mio maestro delle scuole elementari per avermi cresciuto insegnandomi i valori splendidi con tutti questa incredibile pagina di Piero Carlo Andrei, un uomo, un italiano, di cui soprattutto in questo momento sentiamo la mancanza. Normalmente quando si pensa alla Resistenza ci si ferma qui. E il pensiero di tutti corre ai molti giovani che dal 43 al 45 disertarono dall'esercito regio, rifiutarono la leva della Repubblica Sociale e si rifugiarono sulle montagne per resistere all'oppressione di uno Stato ingiusto e violento in nome della libertà, della giustizia e della pace. In realtà, per quanto mi riguarda, la Resistenza fu certo questo, ma fu innanzitutto ben altro e ben di più. Nulla di retorico o di romantico, ma soltanto dura e faticosa, ma anche dignitosa e orgogliosa realtà quotidiana. Quando penso alla Resistenza, penso innanzitutto ad Aldo Capitini, il padre della non violenza italiana e della Resistenza non violenta, che si oppose al fascismo fin dal suo nascere, e che nel 1930, mentre il regime raccoglieva gli osanna della maggioranza del popolo italiano che riempiva le piazze d'Italia per festeggiare l'impero ricostruito da Mussolini, lui rifiutò di iscriversi al Partito Nazionale Fascista e a causa di quel rifiuto fu cacciato dall'università, perse il suo lavoro, un destino che oggi tocca a molti altri italiani per altri massimi motivi, e si ritirò nella sua città natale, Perugia, ad organizzare la sua personale resistenza non violenta contro un regime illiberale, inumano e violento. Quando penso alla Resistenza penso alle migliaia di donne italiane, la cui resistenza si concretizzò nel tentativo spesso disperato di crescere da sole i propri bambini, con i loro padri e mariti lontani a combattere una guerra che non era la loro guerra, i paesi che non erano loro. Quando penso alla Resistenza penso ai tanti uomini e donne che sotto le bombe degli aerei e in piena guerra civile continuarono a combattere la loro guerra personale, che era quella di sempre, la guerra contro lo sfruttamento e la povertà, che combattevano coltivando faticosamente campi che non erano loro o azionando macchinari industriali dentro fabbriche che non erano loro. Quando penso alla Resistenza penso ai tanti uomini e donne che in mezzo alle infinite avversità della guerra continuavano disperatamente, quotidianamente, a far funzionare le loro piccole aziende familiari, unica fonte di sostentamento per le loro famiglie in momenti così difficili. Allora
da una parte stava questo popolo che resisteva e dall'altra uno stato oppressivo e violento che si alzava il popolo e il senso della comune appartenenza alla famiglia umana in nome di un'ideologia distruttiva e disumana. Questa interpretazione della resistenza a mio avviso ha molto a che vedere con il nostro presente e serve a dare un senso vero alle celebrazioni del 25 aprile, un senso che ci consente di apprendere dal passato per meglio affrontare il presente guardando al futuro. Come allora, anche oggi viviamo in effetti in uno stato di guerra permanente, una guerra del tutto differente rispetto a quello di allora, questo è vero, ma non per questo meno violenta. Una guerra che potremmo definire diversamente violenta. Nel 1945 la guerra era militare, oggi è economica e finanziaria. Anche allora come oggi la scelta della guerra fu una scelta di pochi e i molti la subirono. Quei pochi che proprio grazie alla guerra, fatti conti finali, accumularono allora e accumulano oggi ricchezze enormi. Allora la guerra si combatteva con i cannoni, con i carri armati, con le corazzate, con i cacciabombardieri. Oggi si combatte con gli spread, con gli indici di borsa, con i PIL e con le transazioni finanziarie. Ma le vittime, oggi come allora, sono esattamente le stesse. I popoli, la gente comune, le famiglie, le piccole e medie aziende. E anche oggi, esattamente come allora, questa gente comune continua a resistere, non molla, fa appunto oggi come allora resistenza. E la gente è semplice. I lavoratori esodati, cassa integrati e precarizzati. Le madri che fanno pagare un bilancio familiare sempre più esanime, gli imprenditori che alzano ogni giorno con fatica le loro strascinesse o aprono i loro botteghe, i loro negozi, contro tutto e tutti, sotto le bombe quotidiane della borsa e del fisco. Infine i rappresentanti delle forze dell'ordine, che nonostante tutto, nonostante gli stipendi ridotti davvero all'osso e di quotidiani rischi personali e di quotidiani tagli e di quotidiani continui tagli di Stato, nonostante il disinteresse di una classe politica spesso cinica e corrotta, continuano a svolgere con spirito di sacrificio il loro dovere di servitori della giustizia e della libertà. Questa gente, tutta questa gente, gente semplice, rappresenta oggi, a mio avviso, i partigiani di allora. E come allora resiste combattendo quotidianamente la sua lotta silenziosa e non violenta. Anche oggi il nemico non è solo la guerra, militare allora e economica oggi, ma purtroppo è anche uno Stato distratto, centralista, autoritario e oppressore, spesso clientelare e corrotto, esattamente come nel 1945. Per questo motivo io voglio dedicare questo 25 aprile 2013, il mio primo 25 aprile da sindaco, di sindaco come sapete piuttosto atipico, che il 25 aprile vuole festeggiarlo così, non solo alle vittime di allora, che abbiamo tutti ricordato tante volte nel corso degli anni, ma anche alle vittime di oggi, le persone che non ce la fanno più a resistere alle ferite imminenti dello Stato e che talvolta, come ci racconta la cronaca, arrivano persino al suicidio, le famiglie che stringono la cinghia per arrivare a fine mese, gli onesti servitori di uno Stato che davvero non merita forse più il loro servizio e la loro abnegazione, i lavoratori, gli imprenditori e infine, se me lo consentite, i sindaci e le giunte che ogni giorno devono resistere anche loro alle ingerenze indebite e immorali di uno Stato sempre più cinico e documente, ormai dedito esclusivamente allo strozzinaggio legalizzato ai danni dei più deboli. Sono parole dure, lo so, ma nelle quali io credo profondamente. Allora consentitemi di usare per concludere le parole di altri. Voglio chiudere questo mio discorso per il mio primo 25 aprile leggendovi alcuni passaggi della durissima e da me totalmente condivisa nota inviata alla stampa dal COCE, l'organismo di rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri, non il sindaco di Cantù, il COCE. Scrive il COCE in occasione dei funerali delle persone suicidate di Civitanova perché stanno di subire il braccolaggio quotidiano di un fisco ingiusto e vessatore. Scrive il COCE in nome dei suoi carabinieri che erano presenti lì
televisiva e sulle radio a prendersi insulti che mandavano a loro, mandavano ad altri, scrive il Torcer, ancora una volta la cronaca è costretta a riproporre nuovi casi di suicidi di cittadini innocenti, vittime delle scelte disastrose di una classe politica sempre meno intenzionata a risolvere i gravi problemi che attraversano il paese e che determinano un'insanabile situazione di disagio e di imbarazzo per quegli stessi rappresentanti delle istituzioni, loro parlano per i carabinieri, io parlo per i sindaci, che sono oggetto di tutta la comprensibile rabbia dei cittadini stanchi della colpevole inerzia dello Stato. Una rabbia che ormai quotidianamente viene scaricata addosso alle forze dell'ordine, io aggiungo ai sindaci, sempre più spesso chiamata a dover difendere le istituzioni dal crescente malcontento. Noi, conclude il coach e io mi associo, non ci sentiamo di condannare quel popolo che insulta, perché ci identifica come l'interfaccia di uno Stato cinico e predatore, parole del coach. Quello stesso Stato che da sempre manifesta la sua riconoscenza per l'opera svolta dalle forze di polizia con continui tagli e penalizzazioni. Io aggiungo, manifesta la stessa riconoscenza nei confronti dei comuni e dei sindaci con lo stesso modo, con tagli e penalizzazioni. Una condanna a questa risorsa davvero senza precedenti a mia memoria e senza appelli, che io mi consento di condividere e sottoscrivere senza riserve e che mi spinge ad esprimere l'augurio che questo nostro primo, per quanto ci riguarda, 25 aprile possa essere davvero il giorno che segnerà finalmente, nel ricordo che seppe resistere allora, l'inizio della rinascita per tutti coloro che da troppo tempo resistono silenziosamente di fronte ad ingiustizie ormai chiaramente intollerabili e inaccettabili. Come i ragazzi delle scuole hanno aspettato fin troppo, concludiamo questa nostra celebrazione del 25 aprile con questa cosa bellissima che i nostri studenti delle sezioni musicali delle scuole medie campurine insieme ad altri compagni e ragazzi di altre scuole hanno preparato per tutti noi. E grazie ancora per questo splendido 25 aprile.